Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio fare questo video che in realtà è una richiesta che mi arriva da voi. Ho notato tra i messaggi di uno degli ultimi video, tra i commenti di uno degli ultimi video, appunto questa richiesta ed un sacco di pollici in su e un sacco di risposte a questo commento. Quindi ho visto che effettivamente è un video che volete vedere, quindi l'idea arriva direttamente da voi e io oggi la esaudirò. Il vostro desiderio, ovvero filmerò una classifica di tutte le mie borse, quindi oggi le vedrete tutte, sarà praticamente una make-up collection, però con le borse in classifica da quelle che utilizzo di più man mano a quelle che utilizzo di meno e il perché, proprio come mi avete chiesto. Quindi ringrazio tantissimo Ali Dawson 1696 per la tua idea e la tua richiesta. E iniziamo subito, anche perché non so quanto sarà lungo questo video, ragazzi, perché come ben sapete, come potete vedere alle mie spalle, di borse ne ho veramente tante, diciamo troppe. Ci tengo anche a specificare in realtà che ovviamente questa è una classifica generale di borse, appunto da quelle che utilizzo di più e quelle che utilizzo di meno, ma questa cosa può cambiare ovviamente, dipende tanto dal periodo, dipende dal mio umore, dipende da come mi vesto in quel periodo, che quindi non è sempre una cosa per forza appunto fissa che rimane così. Poi ci sono ovviamente in primavera e estate borse che utilizzo di più rispetto alla stagione invernale, però appunto per il momento questa è la mia classifica, che poi appunto può cambiare un po', ma non si stravolge neanche completamente, ecco. Non posso che iniziare questo video con la mia Jumbo Chanel nera pelle caviar e hardware argentato. Questa è senza dubbio proprio, e questa rimarrà sempre in qualsiasi stagione in realtà, la mia borsa più utilizzata di sempre. Sono estremamente felice di averla presa Jumbo, è stata praticamente la mia, in realtà è stata la mia terza Chanel, ma una l'avevo venduta poi per prenderne un'altra, che poi mi hanno rubato, quindi praticamente questa è la mia prima Chanel tra quelle che ho, e sono felicissima di questo acquisto. Non avrei veramente all'epoca potuto pensare a un modello migliore, perché gli altri modelli che avevo e che poi appunto ho dato via, e uno mi è stato rubato, non erano modelli classici, e quindi sono, all'epoca non sapevo che poi ci sarebbero stati tutti questi aumenti, quindi è anche una borsa che ha triplicato di valore, perché adesso sta sui 10.000 euro. Forse un po' di più, comunque sì, 10.000 o leggermente meno, 9.900, insomma 10.000 euro, e io l'avevo pagata tipo 3.000 all'epoca, ma al di là del prezzo, perché in realtà non ho nessuna intenzione di venderla, questo ovviamente è un discorso parallelo, quello dell'investimento, ma sono felicissima perché è una borsa che io utilizzo veramente sempre, cioè quando non so cosa mettere, la prima borsa che prendo è lei, è sempre lei, sta bene con qualsiasi outfit, dentro ci sta il mondo, perché è appunto, non è la più grande delle classiche di Chanel, si chiama Maxi ed è un pochino più grande rispetto alla Jumbo, e all'epoca mi ricordo che volevo acquistare la Maxi, ma non mi piaceva perché secondo me nella taglia più grande la forma è un pochino strana, non lo so, cioè questa parte che è un pochino troppo alta non mi piace, quindi appunto poi ho preso questa e no, cioè, è stato l'acquisto migliore della mia vita, la uso sempre, comodissima, ci sta il mondo, è super resistente perché la pelle caviar martellata appunto non è molto delicata, ha preso pioggia, grandine, neve, c'è di tutto questa borsa e rimane perfetta. Che cosa posso aggiungere su questa borsa? Potrei parlare per altre 30 ore, potrei parlare di lei, ma sì, lei è sicuramente la mia borsa più utilizzata di sempre, doveva essere prima in questa classifica. Secondo posto sicuramente la mia boy bag, anche questa nera, con hardware però dorato. Essendo nera anche lei è molto versatile, l'abbino con qualsiasi outfit, è molto comoda perché posso indossarla a tracolla, anche la Jumbo che avete appena visto può essere indossata a tracolla ed è anche bella lunga, per me che sono alta è perfetto, però è un pochino pesantina quella da avere a tracolla, mentre questa secondo me come grandezza è perfetta appunto, quindi è super comoda, super versatile. L'unica cosa che mi dà un po' noia di questa borsa è che
continua, cioè la tracolla continua a girarsi su se stessa, quindi a volte è al contrario, quindi prima di metterla devo sempre controllare per non avere questi due, queste due vitine che mi danno fastidio sul braccio. Quindi questa è un po' l'unica pecca di questa borsa. Appunto, non vanno più tantissimo di moda le boy bag come qualche anno fa, ma io continuo ad amarla, quindi doveva assolutamente essere al secondo posto, perché davvero dopo la Jumbo nera, questa è quella che uso di più. Poi, terzo posto, e qui forse vi stupirete perché non è una Chanel a stare sul terzo posto del podio, ma è lei, la mia Dior marrone. Questa è estremamente morbida, io adoro la pelle di questa borsa, ed è appunto, ha questo hardware dorato, però effetto un po' invecchiato, che mi piace moltissimo. Anche questo è molto versatile, decisamente meno elegante, con due L, elegante delle altre due, ma riesco ad abbinarla tantissimo quando ho un outfit marrone con qualche accessorio marrone, eccetera. Praticamente quasi sempre indosso lei e ricevo sempre un sacco di complimenti su questa borsa, in realtà. Cioè, io l'ho presa perché mi piaceva più che altro, cercavo una borsa di questo esatto colore, con questo esatto colore di hardware, quindi in realtà è capitato che fosse questa, non perché mi piacesse particolarmente, ma poi utilizzandola me ne sono innamorata, è comodissima e morbida, appunto ricevo sempre complimenti, ha questa tracolla che è molto ampia, che non mi piaceva tantissimo esteticamente quando l'ho presa, ma in realtà mi sono resa conto che è comodissima, quindi questa è diventata appunto una delle mie borse più indossate, perché è super abbinabile e super comoda. Poi la pochette Métis, spero si chiami così, perché veramente i nomi delle borse, ce lo sapete, io non me li ricordo mai, comunque è lei, Louis Vuitton. Questa l'ho presa a Parigi, è stata un'impresa trovarla perché era sold out ovunque, ma penso che si veda un po' di meno ultimamente in realtà, ma rimane una Louis Vuitton classica, insomma, con la stampa monogram che tutti conosciamo, quindi super riconoscibile. In realtà è un modello, vi dirò, che utilizzo molto perché, nonostante, forse non sembra, ma ci sta un sacco di roba, ragazzi, veramente, cioè è gigante. Tre tasche, insomma, ci sta sempre tutto quello che mi serve. È molto comoda anche questa perché ha la tracolla, ed effettivamente ultimamente sto indossando tantissimo borse comode che posso appunto avere a tracolla, e quindi lei, essendo così comoda, così versatile, perché questi colori sono un po' abbinabili a tutto, appunto è un'altra di quelle borse che indosso tantissimo, e forse non mi aspettavo che avrei indossato tantissimo quando l'ho acquistata, in realtà, però appunto per certe borse è così, le acquisto pensando che le indosserò tantissimo, poi non le uso mai, oppure il contrario, le prendo e dico non ne sono tanto sicura e poi in realtà le uso sempre. Questo è il caso per la pochette Métis, appunto, di Louis Vuitton. E un'altra cosa che adoro di questa borsa è che, non essendo fatta in pelle, perché molti pensano che questo materiale sia pelle di Louis Vuitton, in realtà no, non è pelle, quindi non è assolutamente delicata, non si graffia mai. Anche questa è veramente una borsa da combattimento, gli unici dettagli in pelle sono in realtà il manico e questo piccolo dettaglio qui, ma appunto né la tracolla né la borsa sono in pelle, super resistente anche questa, si è presa pioggia, grandine, neve, di tutto, ed è indistruttibile, quindi anche per questo motivo la uso veramente tanto, anche quando viaggio. Poi c'è lei, la mia Chanel, questo è modello mini, si chiama quadrato perché poi c'è anche il modello mini rettangolare. Questa l'ho rivalutata da poco e ho iniziato proprio ultimamente ad utilizzarla di più perché è super versatile, di questo colore che, ok, non è perfettamente in palette con me, però riesco ad abbinarlo con tutto praticamente. Sembra piccolina, ma vi posso assicurare che ci sta tutto il necessario devo uscire per una giornata, e poi è anche super comoda perché ha la tracolla, la catenina appunto è lunga, quindi posso indossarla comodamente anche a tracolla. Quando l'ho acquistata la utilizzavo un po' più per eventi particolari o quando avevo degli abiti un po' più eleganti, ultimamente invece la sto indossando anche con i jeans, outfit super sportivi, quindi si meritava di essere abbastanza in alto nella nostra classifica. Torniamo a Chanel con lei,
la mia classica media, questa quindi è un pochino più piccola rispetto alla Jumbo, classica media in con pelle laccata lucida rossa e con hardware oro chiaro, perché è un hardware più champagnino rispetto all'oro classico Chanel, che è molto più giallo. Che cosa posso dirvi di questa borsa? È un gioiello, sono felicissima di averla acquistata e ogni volta praticamente che indosso il rossetto rosso, qualche appunto dettaglio rosso, quasi sempre indosso lei. È una borsa in realtà super versatile, perché anche con un outfit tipo con i jeans di giorno, secondo me va benissimo. Vabbè, io poi lo sapete, cioè che cosa ve lo dico a fare, che adoro le classiche Chanel. Questa la amo, adoro il colore e a tutte le le classiche di media grandezza di Chanel si può indossare sia a spalla, allungando ovviamente la catena, che poi insomma più lunga, vabbè avete capito, oppure si può indossare anche in questo modo. Non riesco, per quanto mi riguarda, le medie a portarle a tracolla perché mi sta troppo alta, ma rimane un acquisto fantastico che appunto utilizzo molto molto spesso. Arriviamo a lui, il mio zainetto Chanel classico medio pelle lambskin, quindi questo è molto morbido, molto molto delicato, però anche con hardware dorato. Questo zainetto, appunto dietro c'è la taschina, ed è meraviglioso questo zainetto perché è super versatile e anche elegante, quindi è appunto, si può creare sia un outfit super elegante che un outfit molto sportivo con questo zainetto. Ci sta il mondo dentro, cioè veramente ci sta il mondo. Adesso sembra pieno perché ovviamente l'ho riempito con varie dust bag per fargli mantenere la forma, che è molto importante, e appunto ci sta tutto, cioè non sono mai riuscita a riempirlo completamente questo zainetto, ok? Sono molto contenta questo di averlo preso nero, perché è un colore che appunto io indosso tantissimo. Borse, zainetti neri stanno bene un po' con tutti gli outfit, quindi alla fine sono poi le borse che utilizzo di più, è innegabile. Vi devo dire però che lui fino a qualche anno fa sarebbe stato sicuramente sul podio, tipo probabilmente primo o secondo, ma negli ultimi anni lo sto indossando un pochino meno, però adesso a vederlo in realtà mi dispiace, dovrei indossarlo molto molto di più, ed è stupendo. È bellissimo questo zainetto, sono strafelice di averlo preso, anche questo è stato un ottimo investimento in realtà, perché come tutti i modelli classici continua a salire, ma non ho nessuna intenzione di venderlo perché è meraviglioso, tra l'altro anche con l'outfit che ho oggi secondo me ci sta molto bene. Arriviamo alla mia camera bag Chanel con questi bellissimi colori pastello. Tra l'altro questa borsa ha anche una particolarità, perché si può staccare questa parte che si trasforma in un vero e proprio portafogli con tutto lo spazio appunto necessario. Non sono mai stata particolarmente innamorata di questo modello, ma quando l'ho vista con questa combinazione di colori sono impazzita, è bellissima, a parte che è super in palette per me che sono summer light, ma l'ho adorata dal primo momento. Mi è piaciuta subito questa cosa appunto di poter avere, cioè di avere il portafogli incluso, e anche qui ci sta un sacco di roba, anche questa posso indossarla a tracolla, quindi è diventata veramente una delle mie borse più utilizzate. È molto semplice abbinarla ai vestiti che ho, perché appunto da quando ho scoperto, quando ho fatto la seduta di ermocromia ed ho scoperto di essere summer light, ovviamente il mio guardaroba ha tantissimi colori così, e quindi per me è molto facile, molto semplice abbinarla. L'adoro, è stata un ottimo acquisto, questa l'ho presa a Dubai, nell'aeroporto di Dubai, e sì, anche questa in realtà non pensavo che sarebbe stata una delle mie borse più utilizzate, però in realtà la uso un sacco e la amo. Poi devo assolutamente inserire abbastanza in alto in questa classifica la mia classica con sabbia, quella trasparente con sabbia che vi fa sempre impazzire. Questo era un modello ad edizione limitata e sono felicissima di averlo preso, perché di averla presa, perché ragazzi, questa è pur vero che praticamente la utilizzo solo da maggio a settembre,
ok, quindi voi direte dovrebbe essere alla fine della classifica, ma da maggio a settembre è praticamente l'unica borsa che indosso e quindi doveva per forza arrivare in alto della classifica, perché cioè devo darle il credito che si merita. Nei mesi estivi è l'unica borsa che uso, è quella che uso di più e quindi deve essere in alto. Non ve l'ho descritta benissimo, comunque come modello è grandezza media, la catena è appunto come tutti i modelli classici, la colorazione è nera, lo vedete qui sotto che appunto la borsa in sé e tutti i dettagli sono neri e l'hardware è dorato. Questa la amo, sono strafelice di averla presa. Quando l'ho presa pensavo, oddio, ma poi la indosserò una borsa con la sabbia, oddio, pensavo questa sarà una di quelle classiche che poi inserirò nei video delle cose che mi sono pentita di aver acquistato. Invece no, la amo, la uso sempre, non vedo l'ora che arrivi l'estate per poterla indossare. Cioè lo so, potrei indossarla anche adesso, però la vedo troppo come una borsa estiva, però sì, la adoro tantissimo e deve stare in alto nella classifica, se lo merita. Arriviamo a lei. Lei è una delle mie borse preferite di tutta la collezione. Sarebbe al numero 1 praticamente, se non fosse che è terribilmente, terribilmente delicata. E non posso purtroppo abbinarla a tutti gli outfit che vorrei, perché se ho un paio di pantaloni di colore scuro, un cappotto di colore scuro, qualsiasi in realtà capo di abbigliamento di colore scuro, non posso utilizzarla perché si macchia tanto 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 facilmente. Questa è una media, l'avrete ovviamente riconosciuta dalla grandezza, l'hardware è oro chiaro, quindi è praticamente una via di mezzo tra argento e dorato, è un colore meraviglioso che poi è il mio preferito di Chanel, è il colore che c'è tutto un dibattito aperto praticamente sui miei social riguardo il colore di questa borsa. Alcuni hanno detto carta da zucchero, altri hanno detto indico, mi sto inventando una parola, non lo so, indico. Vabbè. Comunque sì, ceruleo, un altro colore ceruleo, quindi insomma non si è ben capito, ma il colore è stupendo. Secondo me è a metà tra un blu chiaro e un lilla ed è stupenda. Io adoro questo colore, ho fatto anche qua i salti mortali per averla, l'avevo vista in una foto della Ferragni, sono impazzita, la volevo assolutamente, ho chiamato tutti gli store Chanel d'Europa, praticamente mi odiavano, e poi appunto l'ho trovata a Monaco, me l'hanno mandata dalla boutique Chanel di Monaco. È stupenda, cioè questo colore veramente mi fa impazzire, per me è in palette, quindi adoro. Poi appunto la media come grandezza, come tipologia di borsa, secondo me è la perfezione, ok? E vorrei indossarla tanto di più, ma devo stare tanto attenta, e sono stata molto attenta, quindi è perfetta. E però posso abbinarla solo ad outfit di colore chiaro, quindi se ho appunto vestiti bianchi o comunque colori pastello chiari che so che non macchiano, perché altrimenti c'è un color transfer sulle borse di questa pelle, perché la combinazione di pelle lambskin super delicata e la colorazione chiara di questa borsa appunto la rendono estremamente estremamente delicata, quindi devo veramente fare tanta tanta attenzione. Continuo comunque ad indossarla tantissimo perché è comunque ai primi posti della nostra classifica e la amo. Arriviamo alla Chanellina color Tiffany, questa è sempre grandezza media ma l'hardware è argentato. Questa in realtà sono tante le mie borse preferite, perché poco fa vi ho detto che quella era la mia preferita, adesso mi verrebbe da dire che lei è la mia preferita, è difficilissimo scegliere, è stupenda questa borsa, ma ha lo stesso problema dell'altra, in realtà devo starci attentissima, e questa un po' di color transfer già ce l'ha avuto, in realtà probabilmente non riuscirete a vederlo in videocamera, ma la prima volta che l'ho indossata è successo e mi sono quasi messa a piangere, quindi da quel momento sto attentissima. Quindi l'abbino soltanto anche questa ad outfit chiari, colorazioni di vestiti chiari, cappotti chiari, per non rischiare di macchiarla, ma la indosso un sacco perché ragazzi è bellissima, cioè
quanto amo questa borsa. Avevo preso dello stesso identico colore, sempre una classica, però era in grandezza small, che è quindi leggermente più piccola. L'ho venduta, mi sono pentita amaramente di averla venduta, poi l'ho presa sempre uguale ma di modello un po' più grande, ed è lei. Poi arriviamo alla jumbo in caviar con hardware oro chiaro fucsia. Questa l'ho presa a Roma, ragazzi, è meravigliosa questa borsa, vi dirò la verità, la indosso tantissimo questa, però forse un po' di più in primavera, estate, forse ovviamente per il colore che è molto acceso, e se fossimo in primavera estate la metterei probabilmente tipo al terzo posto, perché la indosso tantissimo, essendo una jumbo è super spaziosa, cioè ci sta il mondo nella jumbo, e secondo me è anche perfetta per me da tenere così. Mi piace sempre tantissimo, non lo so, la adoro questa borsa, e forse avrei dovuto inserirla prima di quella Tiffany, ma insomma siamo lì, in questo periodo entrambe le indosso più o meno molto allo stesso livello. Anche questa è super resistente perché è in pelle caviar, questa però è un pochino più morbida rispetto a quella nera, e non so perché, se il tipo di pellame è un pochino diverso, però è stupenda. Stupenda questa, anche una delle mie preferite. Ogni borsa vi dico questa è una delle mie preferite, vabbè, le amo tutte ovviamente, però questa veramente ha un posto particolare nella mia collezione, l'ho usata tantissimo, non la darò mai via. Altra Chanelina media, questa è di un colore stupendo e vintage, quindi anche questa ha il logo placcato oro, perché è degli anni 90 se non sbaglio. Il colore infatti è di questo giallo un pochino più intenso rispetto ai modelli di oggi. Questa è stata difficilissima da rintracciare, volevo esattamente questo modello appunto degli anni 90, perché le colorazioni di rosa che hanno fatto successivamente, c'è sempre qualcosa che non mi convince di questo rosa pastello, e una delle ultime collezioni erano del colore perfetto ma tutte perlate e non mi piacevano, e quindi appunto ho voluto prendere questa vintage, ed è un gioiellino, è fantastica, l'ho fatta lavare di recente, quindi è perfetta veramente. E altra cosa che ho fatto, sono andata molto leggermente con il phon ad appiattire la piega che aveva in questa zona, che adesso è solo leggermente visibile qui ai lati, ma al centro è completamente scomparsa. Mi sono informata online e sono riuscita con molta molta delicatezza e pazienza appunto a raddrizzarla, perché appunto ha i suoi anni questa borsa, quasi i miei anni, e quindi è un gioiellino. Essendo un modello medio ci sta tanta roba dentro, tendo ad indossarla abbastanza, se non fosse però che come colore è veramente estremamente delicata, quindi sempre lo stesso discorso del color transfer, devo stare attenta e non indossarla quando ho abiti molto scuri, ma per il resto è una borsa che amo e che indosso decisamente spesso. Questa un po' di color transfer purtroppo ce l'ha, perché la indosso comunque anche con jeans e outfit scuri, forse non dovrei, ma perlomeno appunto è una cosa molto molto leggera, non essendo in pelle lambskin appunto, questa cosa mi salva, perché più di tanto color transfer non c'è, un pochino si vede, ma la indosso talmente tanto che praticamente potrei definire anche questa una borsa da combattimento. Arriviamo poi a lei, la mia Jacquemus grande, perché ho anche il modello piccolino, la mia Jacquemus grande di questo bellissimo colore bianco ottico. Anche questa ha la tracolla, è super leggera questa, quindi super comoda, appunto io adoro le borse da tracolla. L'unica cosa che però non è comodissima è questo manico, che tipo quando tu la apri praticamente c'hai sto manico che non lo so, è un po' strana, un po' ingombrante, non lo so, un po' scomoda da aprire con questo manico gigante, però vi devo dire, la indosso un sacco perché comunque è leggera, a tracolla ci sta, è super abbinabile con un sacco di outfit, è di un colore ovviamente molto delicato, ma stavo controllando e non vedo nessun
segno di color transfer, niente di niente. Questa in realtà è stata un regalo di Farfetch quando ho lavorato con Farfetch, e ovviamente l'ho scelta io, ma appunto è stato un regalo del brand, ed ho fatto benissimo a sceglierla perché la sto sfruttando tantissimo. Arriviamo a lei. Questa è la Chanelina più piccola che ho, perché è ancora più piccola di quella rosa che ho preso per il mio compleanno. Questa è vintage, ragazzi, ed è un modello super ricercato. Questa è ancora dei tempi quando il logo Chanel era placcato oro, quindi c'è anche il timbro, ed è per questo che è un colore leggermente diverso rispetto agli hardware delle altre borse, perché adesso non li fanno più placcati oro, ma una volta sì, quindi è appunto una borsa gioiello questa, ed ha anche questa la tracolla, eccola qua. In realtà è una borsa molto elegante, quindi non la indosso mai a tracolla, la indosso semplicemente a spalla, e nonostante sia così piccolina, quindi penserete, ma quando puoi indossare una borsa così piccola? In realtà, quando ho degli outfit molto eleganti, quando sono in viaggio, in estate, la sera, indosso sempre lei. Credetemi, ci sta l'iPhone, ci stanno chiavi di casa, bancomat, documento, riesco a farci stare quello che mi serve ovviamente per una serata, un rossetto, uno specchietto, questo è quanto, ma è quello che mi serve, e secondo me è bellissima, tipo per una serata elegante così, mi ritrovo sempre ad indossare lei, perché fa il suo effetto, secondo me. E in più è dorata, quindi si abbina praticamente a tutti i miei gioielli, che sono quasi sempre dorati, e riesco ad abbinarla, insomma, molto facilmente. Ottimo acquisto, questa l'ho presa in un negozio vintage a Cortina, è stato un ottimo acquisto, e non penso che la darò mai via questa, la amo. E poi vi menziono subito lei. In realtà avevo un po' il dubbio se farvele vedere assieme queste due, perché le alterno, utilizzo entrambe molto quando ho delle serate particolari o quando appunto sono in viaggio, indosso degli abiti particolari, spesso uso o lei, ma alla fine ho deciso di mettervi prima questa Chanel, perché essendo dorata l'abbino con tutto, tutto, tutto. Lei invece, che è nera, si abbina con tantissimo, però non proprio con tutto, ok? Quindi ho inserito questa subito dopo, ma lei è la mia Saint Laurent, non mi ricordo il modello di questa borsa, comunque anche questa è una borsa gioiello. Questa è stata una delle mie primissime borse di lusso, ci sono particolarmente affezionata e la sfrutto tantissimo quando ho una serata elegante o un'uscita serale notturna. Poi c'è lei, altra Chanel di colore rosa, non saprei dirvi il nome del modello di questa borsa. Se non sbaglio, ho preso anche lei a Dubai, ma adesso mi viene un po' il dubbio. Comunque, anche questa è stupenda. L'unica pecca di questa borsa è che non si può indossare a tracolla, soltanto a braccio, perché la catenina è troppo corta, ma è un modello bellissimo. Qui sopra appunto c'è questa barra con la scritta Chanel, e anche questa, in realtà ci sono le dust bag di altre borse all'interno per mantenere la forma, ma anche qui ci sta parecchia roba. Non è gigantesca ovviamente, ma ci sta tutto quello di cui ho bisogno se sono via tutto il giorno, e appunto la adoro. Stesso identico modello di quella rosa che abbiamo appena visto, c'è lei, altra borsa color Tiffany, anche se non è esattamente dello stesso colore dell'altra color Tiffany, questa è leggermente più chiara, è lo stesso modello di quella rosa, ma la versione più grande. Infatti questa si può indossare a tracolla ed ha anche un pochino più di spazio di tasche, ce ne sono tre all'interno, quindi è leggermente più grande. Questa borsa la metto sotto all'altra nonostante abbia la tracolla, perché? Perché essendo così chiara è super difficile da indossare, perché è troppo delicata, devo stare attenta, non posso avere niente di scuro quando la indosso, perché altrimenti irrimediabilmente, inevitabilmente si macchia, e quindi appunto vorrei indossarla di più, ma non posso indossarla se ho un cappotto nero tipo, e indosso questa borsa per tutto il giorno, alla fine della giornata è un disastro, quindi non voglio neanche pensarci, quindi sì, devo starci attenta, vorrei indossarla di più, ma non posso abbinarla con tutto, però
rimane una delle mie preferite. Anche questa è tra quelle che indosso un pochino di più, devo dire, in primavera. Non mi ricordo in realtà questa dove l'ho presa. Se ve lo ricordate ditemelo voi, perché sicuramente vi ho fatto il video haul. Arriviamo a lei, questa è stata l'ultima aggiunta alla mia collezione, l'ultimo acquisto, questa Chanel gioiello stupenda, rosa pastello chiarissima con hardware dorato ed ha questo dettaglio che sarebbe poi il manico, perché si può indossare sia così ovviamente che poi a tracolla, che all'interno c'è anche la tracolla lunghissima, questa la amo, oh mio Dio, sono impazzita quando l'ho vista. Questa l'ho presa a Parigi, lo sapete, in Rue Cambon, e cercavo una borsa esattamente di questo colore. Quando l'ho vista, appunto, sono impazzita completamente, non potevo non prenderla. Adoro questo dettaglio così che impreziosisce tantissimo la borsa. Non è facilissima da indossare sia per il colore che per la grandezza, ovviamente, ma da quando l'ho presa la sto indossando molto, forse perché è un nuovo acquisto, quindi quando acquisto una borsa poi la indosso tantissimo nel primo periodo, poi a volte invece va a scemare un po', quindi forse per questo, ma la sto indossando veramente veramente tanto, ovviamente anche questa stando super attenta a non macchiarla perché è in pelle lambskin delicatissima e quindi anche qua devo stare molto attenta, però per ora indossandola con outfit chiari appunto è rimasta perfetta. Arriviamo poi a lei, non mi ricordo ovviamente il modello di questa borsa, questa è la Chanel che utilizzo tantissimo quando viaggio, quando vado al mare, cioè questa per la spiaggia è fantastica, ma appunto è molto molto comoda da utilizzare anche quando ho bisogno di portarmi dietro un sacco di roba, ovviamente è molto leggera, questo mi piace. Questa parte con la catenina ovviamente è un pochino più pesante, ma per essere una borsa così grande è veramente molto leggera, quindi mi torna sempre super utile e super comoda. È fatta anche di questo materiale che non saprei come descrivere, sembra jeans ma non è jeans, comunque è in tela, non è assolutamente delicata, altra borsa da combattimento anche questa. Ci sta il mondo in questa borsa, la adoro, la sfrutto tantissimo, quindi è stato un ottimo acquisto. Inizialmente questa la volevo di un altro colore, non mi ricordo neanche quale fosse, forse la volevo rosa o beige, insomma comunque un colore chiaro, ma sono molto felice di non averla trovata in quella colorazione chiara e di averla poi presa in questo colore qua, perché altrimenti non sarebbe così tanto da combattimento. Dovrei starci molto più attenta in questo modo quando viaggio, è veramente comodissima. Altra borsa che utilizzo tantissimo in estate, questo è un nuovo acquisto, quindi l'ho utilizzata per un'estate, quest'estate passata, però ragazzi l'ho utilizzata talmente tanto in estate che non potevo metterla più in basso in questa classifica, perché veramente un po' come la Chanel color sabbia, ovviamente un po', cioè la indosso di meno, però in estate la uso tantissimo. Questa è forse la borsa più estiva che ho, ma avevo proprio bisogno di una borsa estiva e quindi è stata un ottimo acquisto appunto da Saint Laurent. I dettagli sembrano neri, in realtà sono marrone molto molto scuro, e stessa cosa anche i manici sono, sì, forse si capisce che non è nero, appunto un marrone scuro con hardware dorato, e non vedo l'ora, vi dirò, che torni l'estate per indossarla di nuovo perché mi manca. Altra borsa che utilizzo solo quando viaggio, ma quando viaggio la indosso sempre praticamente, ed è lei, la mia Saint Laurent. Anche questa è stata un acquisto abbastanza recente ed è il modello più grande di questo modello di Saint Laurent, di cui ovviamente non mi ricordo il nome, ditelo voi, forse Lulu? No, mi sa che Lulu è l'altra, vabbè, comunque questo è il modello più grande possibile immaginabile, infatti è gigantesca. Non posso assolutamente indossarla come borsa d'ogni giorno perché è veramente troppo grande, cioè credetemi, è gigante, ok? È gigante. Però, come ve la stavo facendo vedere, non lo so, però comunque, quindi non è una borsa che utilizzo quotidianamente assolutamente, ma quando viaggio ce l'ho sempre dietro, quindi rimane un ottimo acquisto, una borsa che indosso tantissimo e veramente dentro ci sta, cioè il mondo ci sta in questa borsa, veramente ci metto il computer, ci metto quello, veramente tutto quello che mi serve, il computer ci sta alla perfezione, io ho il MacBook Pro 13 pollici ed è perfetta.
Quindi anche lei non potevo metterla più in basso di così, perché davvero non ho una borsa da ogni giorno, ma quando viaggio ed ho bisogno di avere tante cose con me la uso sempre. Poi inseriamo a questo punto della nostra classifica la Christian Dior personalizzata con il mio nome. Questa la indossavo tantissimo quando l'ho acquistata, adesso devo dire molto meno, non la utilizzo più tantissimo quando viaggio, forse dovrei in realtà, ma la indosso praticamente soltanto quando vado al mare, quando vado in spiaggia, in vacanza. L'ho portata alle Maldive, però non è, l'ho portata a Dubai, però non è appunto ovviamente una borsa da ogni giorno, assolutamente. Sto pensando in realtà in tema Dior di prendere la saddle bag, ma non ne sono ancora certa, però è un'idea che ho. Ditemi che cosa ne pensate, se mi vedreste bene con la saddle bag Dior. Questa è appunto... non voglio dire che sia un acquisto sbagliato, non la indosso però tanto quanto vorrei. È gigantesca anche lei in realtà, l'unica cosa è che ha solo i manici, quindi dopo un po' che te la porti in giro, se è tanto piena, tende a pesare un po' tanto, quindi non è sicuramente la borsa che uso di più e non è la borsa più comoda che ho, ecco, diciamo così, però rimane bellissima. Poi arriviamo alla Prada Re-Edition, il modello di inizio anni 2000 che è stato riproposto di recente. Questa la mettiamo più o meno a metà classifica perché la uso, ma non è una di quelle borse che utilizzo ogni giorno. Se avesse avuto la tracolla sarebbe stata decisamente più comoda e decisamente più portabile. Questo però è il vantaggio, che anche se si bagna non succede nulla, è fatta appunto di questo materiale impermeabile, quindi anche questa, diciamo, tra virgolette, è una borsa da combattimento. Può sembrare dal colore molto delicata, ma non lo è, e quindi questa è un'ottima cosa, però appunto vorrei indossarla di più. Quando l'ho acquistata pensavo che l'avrei indossata sempre, invece forse per il colore, forse per il fatto che si può indossare solo così con a braccio, diciamo che appunto la mettiamo più o meno a metà, almeno per il momento, poi vediamo se in primavera estate la indosserò di più o no. Arriviamo al mio wallet on chain di questo bellissimo colore rosa. Questo è patent leather, quindi è pelle laccata, come tutti i wallet on chain. C'è anche la catenina all'interno e si può indossare comodamente a tracolla perché è veramente lunghissima. Questa devo dire, appunto, devo inserirla un po' più verso la fine della nostra classifica perché non la indosso tantissimo, devo essere onesta. L'ho acquistata un bel po' di anni fa, è stato un momento molto magico, so che già ve ne ho parlato, ma ero a Parigi da sola per il mio compleanno e ho deciso di farmi questo regalo, insomma, brindando con lo champagne. È stato proprio un momento, uno di quelli indimenticabili, e quindi ci sono particolarmente affezionata per questo motivo. Nel corso degli anni però poi ho acquistato altre borse un pochino più grandi, sempre rosa, e quindi tendo ad indossare di più quelle, più che altro per la comodità, perché appunto qui non c'è tantissimo spazio. Questa però mi torna comoda quando voglio avere una borsa leggera che non sento addosso e non devo portarmi dietro tantissima roba, quindi appunto non posso metterla più in alto di così perché onestamente non la utilizzo tantissimo, ma continua ad essere un pezzo, diciamo, speciale nella mia collezione. Poi arriviamo alla mia Celine, la luggage nano. Nonostante questa sia chiamata nano e sia piccolina, in realtà ci sta un sacco di roba all'interno, ve lo posso garantire, quindi rimane molto comoda, è anche molto leggera come borsa ed ha la tracolla, quindi anche questa posso indossarla a tracolla. In realtà è andata molto out questa borsa, cioè in pochissimi ormai utilizzano la luggage di Celine. Quindi vi avevo già detto che stavo pensando se venderla questa oppure no, perché nonostante sia comunque comoda, non la indosso proprio tantissimo, non è in palette con me, secondo me come colore mi sbatte tantissimo, mi sta veramente male, specialmente se l'avvicino al mio viso. Non l'ho venduta solamente perché comunque è comoda, quindi devo ammetterlo, ogni tanto non so che cosa indossare, magari il nero, una borsa nera non ci sta benissimo con l'outfit, prendo lei. Arriviamo a lei, la mia Saint Laurent rosa con hardware argentato. Questo è lo stesso identico modello di quella gigantesca che avete visto prima, però cambia il colore, cambia la grandezza e cambia l'hardware.
questa borsa la amo. Non so perché la sto indossando così poco, vi dirò onestamente, proprio non lo so. Devo indossarla di più, mi sto rendendo conto adesso con questo video che non la indosso abbastanza perché la amo e che anche lei è molto delicata come colore, quindi devo stare molto attenta sempre al color transfer eccetera, sono estremamente delicate queste borse. L'unico motivo per cui la indosso forse un pochino di meno è l'hardware argentato. Io di solito ho gioielli dorati, quindi forse è questo un po' che mi blocca, ma la amo, amo il colore di questa borsa. Anche qui ci sta comunque tanta roba in realtà, cioè tutto quello di cui ho bisogno se sono fuori anche tutto il giorno. Devo veramente sforzarmi di indossarla di più, cioè con questo video mi sto rendendo conto, la utilizzavo tantissimo quando l'ho acquistata, adesso un pochino meno, ma è stupenda, è le Saint Laurent. Dopo le Chanel, per quanto mi riguarda, sono le mie preferite, veramente mi piacciono un sacco. Poi arriviamo a lei, alla mia mermaid bag, la mia borsetta sirena Chanel 255 classica, grandezza media. Questa ha un hardware molto particolare che è di un oro estremamente chiaro, sembra quasi argento ma in realtà è oro molto molto chiaro. Lo so, non vi sareste mai aspettati questa borsa alla fine della classifica, ma dopo averla indossata tantissimo il primo anno che l'ho acquistata, la indosso poco o niente. Forse il fatto che i colori siano così sgargianti, sicuramente la indosso di più in primavera e estate, ma in inverno praticamente mai. Mi dispiace un sacco perché amo questa borsa, solo che come colori, come abbinamenti, appunto, a parte nella bella stagione, faccio veramente fatica e quindi mi piace talmente tanto che non voglio neanche pensare di venderla, ma forse dovrei perché non la uso assolutamente abbastanza e quindi non lo so, consigliatemi voi, sono veramente un po' in dubbio e incerta sul da farsi con lei perché è bellissima, però non mi va di avere roba che poi non uso e quindi non ha molto senso, quindi consigliatemi, che faccio, la vendo, non la vendo, non lo so. Altra borsa che mi piace un sacco ma non indosso mai è lei, la Saint Laurent, questa è una pochette però abbastanza grande, più grande rispetto a quella nera, ovviamente non è una borsa da ogni giorno, ovviamente è più una borsa da sera, non è gigantesca, quindi non ci sta tantissima roba, l'hardware è dorato, io appunto amo le Saint Laurent, le trovo bellissime, questa però è molto molto delicata, le avevano fatto anche blu se non sbaglio in questa collezione e fucsia. Bellissime tutte e tre, veramente. Ho fatto anche qui salti mortali per averla questa, perché non era neanche ordinabile online, ho dovuto fare tutto tramite boutique, con spedizione eccetera, e poi non la indosso abbastanza, è perché ha questo colore che non è facilissimo da abbinare, devo proprio andare a crearci un outfit, poi alla fine non lo faccio mai. Poi arriviamo a lei, la mia Speedy 30, 35, non mi ricordo mai, di Louis Vuitton. Questo bauletto è talmente conosciuto che non penso di doverci aggiungere nulla. Anche questo è importante, non è in pelle, solo i manici sono in pelle appunto. È indistruttibile, questo materiale è indistruttibile. Non si riga, cioè può bagnarsi, è fantastico. L'unico problema di questa borsa è che è molto grande, molto pesante quando vado a riempirla tanto. È scomodissima da portare con questi manici quando è tanto pesante, veramente veramente scomoda, quindi è comoda perché ci sta il mondo all'interno di questo bauletto, però se devo viaggiare, devo stare fuori tanto, devo portarmela in giro per tutto il giorno, è scomodissima. E quindi quando ho bisogno di una borsa molto capiente uso o la Saint Laurent, quella nera grande, oppure la Chanel, quella fatta tipo in jeans, ma tendo a non utilizzare quasi mai lei, ahimè. Altra Saint Laurent, anche questa purtroppo devo metterla in fondo alla classifica perché ultimamente la indosso pochissimo. Mi piace un sacco la forma di questa borsa, mi piace tantissimo questo dettaglio, mi piace la grandezza perché è un'ottima pochette da sera, mi piace anche moltissimo il fatto che ci sia la tracolla che tra l'altro ha questo piccolo gancetto, si può staccare e quindi si può indossare sia come borsa, sia a tracolla che a spalla, che proprio come pochettina senza catenina, quindi è ottima, solo che mi sono reso conto che questo colore non mi sta benissimo, è purtroppo innegabile, o comunque io non me lo vedo bene, e quindi tendo ad utilizzarla di meno rispetto alle altre pochette che secondo me mi stanno meglio. Anche qui non so se dovrei forse venderla questa oppure no, ma è
cioè è bellissima, quindi anche a questa sono affezionata, non voglio darla via, ma sì, ultimamente la sto indossando mai, praticamente, ma pochissimo, mai. Siamo agli sgoccioli, quindi queste sono veramente le borse che uso di meno. Questa anche, lo sapete, che la utilizzo poco, e lei è la mia Dionysus di Gucci. Amo il colore di questa borsa, però è andata molto out of fashion e ovviamente non voglio dire che seguo le mode e che quindi se una cosa non è più di moda non la uso, però forse una cosa più psicologica che altro, vedendola di meno in giro eccetera, mi viene voglia di meno di prenderla. Quando devo uscire prendo magari una borsa che, non lo so, mi ispira di più, non lo so come mai, però fatto sta che la sto indossando veramente poco e anche questa stavo pensando se venderla oppure no. È stato difficilissimo trovare questo modello in questo colore, vi dico la verità, quindi non so se venderla o no solo per questo motivo, perché è stato difficilissimo trovarla, ma non la uso praticamente mai, quindi questa è la verità. Altra borsa che non uso praticamente mai e altra borsa che vi chiedevo di consigliarmi che faccio, la vendo o non la vendo, è lei, l'Antigona di Givenchy. Questa borsa è molto pesante, non mi dilungherò troppo perché ne abbiamo parlato di recente, è molto pesante, è molto bella ovviamente, strutturata, perfetta, non cambia forma, cioè la qualità di questa borsa è veramente superiore, è innegabile, è meravigliosa, solo che è molto molto pesante e la trovo molto scomoda, perché già adesso che vuota è estremamente pesante, sto facendo fatica a tenerla alzata. Ha la tracolla, che però è troppo corta per poter essere indossata a tracolla, quindi si può indossare soltanto a spalla e non mi piace affatto indossarla a spalla, quindi alla fine preferisco indossarla soltanto così con il manico, però mi viene appunto super super scomoda. Anche questa in realtà e si vede molto di meno in giro, ecco, non voglio dire che è diventata out, che no, però si vede di meno in giro rispetto a qualche anno fa. Non so se venderla oppure no, perché sì, è una borsa bellissima, però ha senso tenerla se non la uso? Non lo so. Abbiamo un'altra Chanel in coda a questa classifica, ebbene sì, ed è lei, la mia Chanellina pelusciosa, molto invernale. Ragazzi, sto vendendo questa borsa perché praticamente l'ultima volta che l'ho indossata non so quanti anni fa era, veramente mi sono resa conto di questo fatto, perché sì, mi piace esteticamente, però non la metto mai, non me la vedo mai bene praticamente con nessun outfit, e quindi visto che è ancora praticamente semi nuova ho deciso di venderla. Non so ancora per quanto sarà nella mia collezione, questa è una classica in lana ed essendo jumbo come grandezza ovviamente ci sta il mondo, solo che è una borsa, uno, che indosserei soltanto in inverno, e poi alla fine siamo quasi a marzo e mi sono resa conto che anche quest'inverno non l'ho indossata mai, quindi non penso abbia tanto senso tenerla. In ultima nella nostra classifica inserisco la mia Jacquemus modello piccolino. Questo colore è stupendo, io adoro questa borsa, però ovviamente essendo così piccolina c'è anche la tracolla, però io adoro questa borsa, in realtà adoro il colore, adoro la forma, ovviamente non è veramente una borsa, è più che altro un accessorio da abbinare ad altre borse, quindi ci sta pochissima roba all'interno, è più che altro un accessorio per completare l'outfit, ma ovviamente non posso uscirci tutta la giornata perché non ci sta praticamente niente. Questa anche l'ho ricevuta grazie alla collaborazione che ho fatto con Farfetch, scelta da me ma regalata dal brand, e quindi non voglio assolutamente darla via in realtà, perché mi piace un sacco, però per il fatto che è così piccola la uso veramente poco, quindi sta penultima questa nella nostra classifica. E ultima, ragazzi, devo inserire lei, la mia Valentino rossa, non la uso mai, mi sto rendendo conto che dovrei venderla, ma siccome ha perso tantissimo valore non penso che abbia tanto senso per me venderla, piuttosto la tengo, però sì, non la uso mai. Se utilizzo una borsa rossa utilizzo sempre quella Chanel laccata, la classica, quindi questa la indossavo quando l'ho presa, ma ultimamente praticamente proprio mai, ha l'hardware champagne con tutte queste borchiette e questa non si vede più, sono già usciti un sacco di nuovi modelli da Valentino, questo modello proprio non lo fanno più che io sappia, e quindi sì, non è per questo, ma è proprio per il fatto che
indosso l'altra borsa rossa che ho e questa praticamente non mi ritrovo ad indossarla mai, quindi questa è la verità. In realtà mi stavo dimenticando come ultima di inserire lei, perché se devo essere proprio onesta, questa la uso ancora meno rispetto alla Jacquemus blu, e questa è una mini Fendi Monster bag, o una Fendi comunque Monster, e l'avevo presa come accessorio da affiancare a una borsa più grande, cosa che ho fatto per un periodo, ma poi mi sono decisamente stufata. Ha anche la tracollina in realtà, che è parecchio lunga e quindi da portare è anche comoda, però sì, è decisamente troppo piccolina, e poi questo dettaglio con questo mostriciattolo non mi piace particolarmente. Non ho pensato se venderla oppure no, l'ho sempre lasciata lì e non ci ho fatto caso, ma decisamente, essendo proprio sinceri, questa deve essere l'ultima della mia collezione, perché penso di averla messa tipo 3 volte su un'altra borsa e non penso di averci mai messo niente dentro. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Avete visto tutta la mia collezione di borse completa. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente, se avete altre richieste, lasciatemi tutto giù nei commenti. Vi mando un bacio enorme. Come al solito, il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!